una condizione che l'uomo di oggi può pensare di controllarla con i governi e con le nazioni. Potrà erigere muri finché volete, ma arriverà il momento in cui tutta la strabordante vita che esiste nel sud del mondo si riverserà nel nord e arriveranno tempi in cui sarà interesse dell'uomo preservare quello di buono e santo è stato fatto in Europa, soprattutto per i valori del cristianesimo. Preservazione. Vorrei che servisse la mia opera, perché vedete, io ho un grande disegno, lo sento come il compito della mia vita, mettere insieme, riunire tutto quello che è stato diviso, pur essendo disceso dallo stesso Abramo, le tre fedi che fanno capo ad Abramo. Riunirle perché? Perché sono i tre diversi aspetti che assumono inevitabilmente nel campo relativo quei valori che, essendo assoluti, sono totali, sono al 100% in ciascun aspetto. Ma nel nostro mondo reale, in cui tutto è finito ed è finito, se prendi un terzo della torta non ce l'hanno più gli altri due. Invece, nell'unità di Dio, ciascuno dei tre enti, pur essendo un terzo, è la totalità, perché ognuno è, come dice la matematica, tre terzi, ossia uno. È una unità fatta da tre terzi. E così è il Dio fatto con queste tre religioni. Ebraismo e cristianesimo sono la rappresentazione del flusso in linea, ma per esserci la valorizzazione del volume è necessaria anche la visione della sezione, quella trasversale di questo flusso. La sezione trasversale questo flusso è data dalla religione islamica. La religione islamica è appiattita in una sezione del flusso. Essa è datata all'anno in cui comparve Maometto e quella fotografia istantanea fu fatta a indicare le cose che erano valide per quel tempo e non più per quello di ora. Ecco, è necessaria anche nella fede islamica introdurre quella novità di una sezione aggiornata, perché il livello in cui sono tenute le donne oggi sono ancora quelle di quel tempo in cui la donna era definita come il giardino delle delizie dell'uomo. Era finalizzato all'uomo, allo sceicco, al padre padrone. Era una fotografia, era uno spaccato. Non può la fede islamica tenere fissata questa idea come se quello spaccato fosse eterno, perché quello spaccato è a tempo zero. Occorre integrare i dati trasversali dati con il Sacro Corano con tutta la linea di flusso discesa da Abramo attraverso il giudaismo e il cristianesimo. Solo allora questo Dio trinitario sarà espresso in modo unitario da tre terzi. Ecco, io spero che al termine della mia vita reale
io posso avere condotto, almeno nella valenza di questo discorso, questo fine, aver creati i presupposti fondamentali per cui tutto questo possa accadere e non ci siano più bunker da preparare per la difesa di un uomo contro un uomo, almeno nel nostro Mediterraneo, che ritorni a poter essere quel mare nostro degli antichi romani. E io oggi, romano, auguro a tutti voi buon Natale.